Con Luca Padrin, presidente dell'associazione Taccona di Mugello e un rappresentante del direttivo della stessa associazione, Michele Luisi. Allora, avete appena concluso un colloquio con il presidente della provincia Ponti e con il vicepresidente Invernizzi. Cosa vi è stato detto? Allora, l'incontro è stato abbastanza dettagliato e abbastanza lungo. In sostanza, in sintesi, ovviamente siamo usciti con: non ci sono al momento rassicurazione che ci sono coperture ai fondi mancanti. La cosa certa è che le linee scelte per questo taglio, in quanto ad analisi dei tecnici, doveva essere coperto il budget disponibile, la scelta è ricaduta su queste due linee. Quindi ad oggi la cosa certa è che dal 1 febbraio, se non verranno prese provvedimenti o azioni diverse, queste due linee verranno tagliate. Ovviamente questo si riconduce sempre a una mancanza di fondi e di trasferimenti che la provincia di Monza e Brianza in questi anni non ha potuto. L'accordo è che ci sentiremo nei prossimi giorni, abbiamo richiesto di essere invitati a questa analisi dei tecnici per dimostrare come gli unici due tagli effettuati siano stati effettuati su un territorio, su un'area altamente urbanizzata, dove impatta qualcosa come 8.000 utenti, questi sono i numeri che ci hanno comunicato, e dove questi utenti rimarranno a piedi. Abbiamo ribadito che spesso si parla di alternative o di possibilità di raggiungere la città metropolitana con mezzi alternativi, e ad oggi confermiamo che l'unica alternativa per raggiungere queste aree è il mezzo proprio. Quindi senza soluzioni immediate o soluzioni di ripristino di quello che è la cancellazione di queste due importanti linee, ad oggi gli utenti, i cittadini saranno obbligati ad utilizzare mezzi propri, vuol dire incrementare il numero di veicoli per le strade, quali macchine, motorini, qualsiasi altro mezzo. Quindi dal 1 febbraio sarà un problema di tutti i cittadini, non potranno più raggiungere le principali, le importanti strutture, quali ospedali, stazioni, ferrovie, e gli studenti stessi non saranno più in grado di raggiungere le scuole. Altro problema è che in questi giorni ci sono gli open day, quindi chi farà le scelte delle scuole fuori da Monza sarà obbligato, ovviamente, per la mancanza di mezzi, a orientarsi nuovamente all'interno di Monza. E già oggi era presente anche una rappresentante del comitato della scuola, ci ha confermato che le scuole sono già al collasso, non possono organizzare nuove classi, non hanno le strutture, non hanno i fondi. Quindi immaginiamoci se tutta l'utenza nuova e quella attuale si deve spostare dall'attuale bacino di Cinisello, piuttosto che Desio, piuttosto che Limbiate, si deve spostare tutto in Monza, dove è l'unico mezzo che è rimasto, ovviamente in modo disagiato, da Muggiò per andare alla prima scuola più vicina raggiungibile. Quindi questo danno l'abbiamo confermato, abbiamo detto loro, se si rendono conto che dal 1 febbraio questa diventerà una bomba sociale, una bomba ad orologeria. Quindi noi siamo positivi e fiduciosi che la soluzione verrà trovata, e in qualche modo i soldi, Ponti si è impegnato e farà il possibile lavorando tutti i giorni per andarli a recuperare. Ma tutti si devono rendere conto che dal giorno dopo, anzi dal giorno stesso in cui partirà questa mannaia, questa sarà una vera bomba sociale. Però non dimentichiamoci anche che hanno chiesto a 55 sindaci di contribuire e loro hanno risposto no. L'altra cosa, i sindaci non hanno responsabilità. Io non so se hanno responsabilità o no, ma di fatto qualcuno ha partecipato a questa assemblea. È stata fatta una richiesta di contribuire a questo budget mancante a tutti e 55 sindaci, e se la scelta è stata no, secondo me delle responsabilità ci sono. La scelta di tagliare due linee in questo modo, di innescare questa bomba orologeria, secondo me è una scelta scellerata. Questo è il mio parere e questa è la mia Condiviso, persona. condiviso. Michele, nel frattempo noi continueremo con la nostra azione di protesta e di lotta, perché è impensabile, per qualsiasi motivo e per qualsiasi tipologia, di poter lasciare a piedi una realtà giornaliera di 8.000 utenze che verso i punti di lavoro, di scuola, della sanità, e quindi continueremo finché non avremo delle rassicurazioni certe che il problema verrà risolto, e quindi continueremo con la nostra forma di protesta, con le nostre lotte, con la nostra sensibilizzazione e con il nostro apporto civico, affinché determinati problemi non vengano a ricadere solamente sui cittadini. Grazie.